Eccoci e bentornati sul mio canale. Ragazzi, non fate caso ai capelli, ma sono fuori in vacanza. Ho preso 2 giorni, siamo alle terme, quindi non fate caso ai miei capelli che sono veramente abominevoli. Perché questo video? Perché c'è stata una conferenza che è finita proprio in questi minuti della Sledgehammer Games presso gli uffici di Sony ed ha svelato tutto quello che praticamente vedremo questo fine settimana nella private beta, perché non ci sarà l'open beta di Call of Duty World War 2. Praticamente hanno ufficializzato che quest'anno non è in programma l'open beta, quindi nessuna beta per poterla partecipare tutti quanti insieme. Mi sono segnato un po' di cose perché sono veramente tantissime le cose di cui parlare. Team Deathmatch è stato aumentato al punteggio finale di 100, le kill adesso su dominio varranno 100, è stata introdotta la nuova arma M1A1, ma ce ne dovrebbe essere un'altra ancora che non hanno comunque svelato, nuove score streak tra cui il lanciafiamme, quindi il classico fiammiere. Poi hanno detto che cerca e distruggi non ci sarà all'interno della beta, ma lo troveremo al lancio del titolo. Poi hanno detto che sempre al lancio del titolo ci sarà praticamente la possibilità di scegliere le mappe, perché avete visto nella beta non è possibile votare le mappe. Escono quelle casualmente tante volte sempre Gibraltar. Poi hanno detto che ci saranno altre score streak ovviamente oltre al fiammiere, ma non ci hanno detto quali. Poi cattura la bandiera confermata come nuova modalità all'interno della beta. La nuova mappa sarà Aachen, che sarebbe Aquisgrana, una città ovviamente in Germania durante la seconda guerra mondiale. Trovate il video uscito proprio sul canale ufficiale di Call of Duty. E per finire, come vi dicevo, niente open beta, non ci sono programmi per la beta pubblica quest'anno di Call of Duty. Quindi se dovete giocare alla beta dovete per forza fare il pre-order del gioco. Con questo volevo dirvi tutto quello che è stato appena detto nella conferenza conclusa della Sledgehammer Games. Qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate e appuntamento al 1° settembre con nuove live sulla beta. Buona serata.